Innovative Management è il titolo della tavola rotonda tenutasi questa mattina e promossa dalla società consortile Terre Pescaresi e dall'UNCI Abruzzo, l'Unione Nazionale Cooperative Italiane. Un incontro sviluppatosi intorno ai temi di attualità legati al sistema delle cooperative e alle strategie con le quali possono essere concorrenziali nel mercato e sfidarlo. Quello che vogliamo sottolineare è che in questo momento di crisi e di problemi occupazionali la cooperativa sicuramente può svolgere un ruolo determinante. È stato dimostrato negli ultimi anni l'attività anticiclica della cooperazione, strumento attraverso il quale l'occupazione è aumentata rispetto invece alle altre forme, altre strutture aziendali o societarie. È chiaro che a fronte di questa grande sfida che ci accingiamo ad affrontare, riteniamo necessario professionalizzare anche il management della cooperazione per essere pronti a dare delle risposte adeguate. Credo che sarà possibile in Italia partire su un miglioramento del prodotto interno lordo. Sarà difficile risolvere il problema del debito pubblico in tempi brevi, però quello che è essenziale è che vedo in questo momento è la problematica del lavoro. Questo è un aspetto sociale drammatico che sta esplodendo nella sua crudezza. Oggi c'è una risposta in più dal mondo della cooperazione. È un giudizio comunque in parte critico quello che arriva dall'UNCI alla nuova legge sulla promozione e lo sviluppo della cooperazione approvata d'inizio mese dal Consiglio regionale su impulso del vicepresidente della regione Alfredo Castiglione. Siamo assolutamente soddisfatti della legge approvata dalla Regione Abruzzo, siamo assolutamente insoddisfatti al fatto che approvare una legge non significa dargli disponibilità finanziarie. Se prima non ci indicano le risorse che metteranno a disposizione, per noi resterà semplicemente nero su carta bianca.